concorso Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte, del Salone Internazionale del Libro, ed è un concorso diretto alle donne straniere residenti in Italia e alle donne italiane che vogliono raccontare le donne straniere. Il concorso è nato nel 2005, non ha come scopo principale quello di scoprire nuovi talenti letterari, anche se poi molte sono le autrici che sono diventate scrittrici a seguito della partecipazione. Svolgiamo incontri, convegni, laboratori, incontri con le autrici nelle scuole, nelle carceri, nelle associazioni, quindi è un'attività che si svolge durante tutto l'anno proprio a promuovere la relazione, lo scambio, il confronto. Mi chiamo Sabrina Grappeggia, scrivere è una passione. Il mio racconto parla di una storia vera, accaduta 10 anni fa. È l'incontro, il mio incontro, con la madre del mio ex fidanzato. E questo incontro è stato un momento particolare perché mi sono avvicinata ad una cultura diversa dalla mia e ad una storia molto dolorosa anche. C'è negli occhi degli altri molta indifferenza, e scrivere su questo argomento forse significa anche cercare di guardare queste persone in un altro modo. Mi chiamo Serban Irina e vengo dalla Romania. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché innanzitutto perché era rivolto alle donne straniere e difficilmente si trovano concorsi rivolti agli stranieri, e poi perché aveva un tema libero e mi è piaciuta l'idea di un concorso solo per le donne. Il mio racconto si intitola Lo sguardo del passato e racconta in termini molto metaforici di come si vive l'estraneità. Comunque la cosa più importante è per ognuno di noi è poter parlare benissimo l'italiano, sapersi esprimere, e saper fare delle domande, e anche perché da qui arriva la possibilità di lavorare, di integrarsi. Beh, innanzitutto ringrazio il concorso, ringrazio il salone. Allora, io mi chiamo Gracie Pelacani e sono nata in Brasile. Il mio racconto si intitola Verde uguale casa e parla del colore verde, che era il colore dei muri della mia camera di quando ero piccola, e di come questo colore mi accompagni in tutte le case in cui vivo. E il messaggio che volevo trasmettere è che casa non è un luogo fisico, ma sono le persone, sono i ricordi che a questo sono collegati. Credo che il livello di integrazione raggiunto sia ancora un livello basso, però sicuramente la situazione è in evoluzione. Rispetto a 20 anni fa le cose sono molto cambiate, vedo molte più persone, vedo molti più bambini piccoli nelle classi, e credo che questo aiuterà tantissimo a progredire in questo senso. Mi chiamo Michela Pro, sono nata in Albania e sono residente in Italia dal 1991. Il titolo del mio racconto è Il museo del futuro, e il museo del futuro si riferisce in particolare alla mia casa, ovvero il fatto di comprare tutto quello che si poteva comprare, perché l'idea era quella di ritornare in Albania. È un racconto autobiografico, quindi racconta la concezione del tempo come io l'ho vissuta negli anni 90, ovvero il fatto di essere presente fisicamente in Italia ma di essere sempre altrove, cioè in Albania. Io scrivo in italiano, sinceramente non ho mai scritto in albanese perché ho fatto tutte le scuole qua, quindi mi riesce più automatico, ecco. Cosa manca? Io credo che manchi il dialogo e vedere comunque l'altro anche nella dimensione proprio di persona e non semplicemente di migrato. Quando magari riusciremo a vedere l'altro come persona, come un essere umano portatore di sentimenti e di tutto, penso che sarà più semplice. Il concorso letterario Lingua Madre è nato un po' sulla scia del grande evento di Terra Madre, che ospita coltivatori di ogni parte del mondo, e così abbiamo pensato che era bello incrociare culture diverse, e il modo migliore è di far scrivere chi è protagonista di questi meticciati, insomma, di queste ibridazioni. Io credo che la scrittura e la lettura
siano un potentissimo mezzo di integrazione. E d'altra parte, cosa fa la lettura? Ci porta, ci conduce in altri mondi, amplia il nostro mondo che è fatalmente piccolo, ci fa vivere molte vite, ci fa conoscere persone che non avremmo mai conosciuto, ci fa conoscere esperienze attraverso le quali appunto possiamo capire qualche cosa di noi. Le nostre storie, i nostri sogni. Il bando completo e altre informazioni su www.concorsolinguamadre.it.